Ecco amici, Ermanno, io credo che questa cantina meriti un'attenzione particolare per come è stata costruita sia la parte urbanistica e strutturale della vostra bellissima sede, ma anche per queste vigne che sono proprio di Rimpettaia e Calanchi. Giusto, abbiamo puntato soprattutto all'immagine del nostro territorio. Il nostro territorio è soprattutto costituito da argilla, quindi Calanchi, che fanno uno sfondo fondamentale per l'immagine della nostra azienda. Vini che producete, che tipi di vini? Passerena, Pecorino, Rosso Pigeno e Rosso Pigeno Superiore. Che sono delle chicche di vino, non sono dei vini così da mangiare, mangiarci e berci, sono delle chicche di grande qualità, diciamo che le marche sono cresciute. Diciamo che abbiamo ritrovato i prodotti dei vecchi tempi, nel senso come Passerina in purezza, Pecorino in purezza, Rosso Pigeno che sarebbe il Montepulciano, Rosso Pigeno Superiore che sarebbe il Montepulciano invecchiato in botte. Abbiamo tralasciato quello che era il vecchio Falerio, che era un mix di tutto sostanzialmente. Sì. Ognuno faceva quello che voleva, sì. Per riscoprire, almeno io, nella mia piccola realtà, perché questa è una piccola realtà, è una bellissima realtà, ma è comunque sia piccola. Quanti ettari? 27 ettari di vigneto effettivo. Benissimo. Abbiamo ripreso varietà per varietà, selezionata sia per quanto riguarda la raccolta, sia per quanto riguarda la vinificazione, ogni prodotto a parte, ogni prodotto è integro. La bottaglia è una delle più belle bottaglie che abbiamo visto nelle Marche. Ho fatto quello che ho potuto. Legno di Rovere, francese, Aglietta Ranzò. Ogni botte di questa contiene 25 ettolitri. Sì. E va il Montepulciano selezionato. Diciamo che cos'è alle nostre spalle adesso? Cosa c'è? La parte nuova della cantina, finita 3 mesi fa.